al nemico. Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Avete combattuto fino all'ultimo, capitano. E con molto valore. I Roccabruna rispettano i loro avversari quando sono dei valorosi. Siete il figlio del corsaro di Roccabruna? Sono 15 anni che mio padre è morto e il suo nome è ancora rispettato dai suoi nemici. Era un avversario leale. Però gli spagnoli non esitarono a impiccarlo. Aguirre, metà dei bucanieri alle murate. Al conte di Roccabruna so di poter chiedere che vengano rispettate le donne. Non domando clemenza né per me né per i miei uomini. Il carico del galeone è vostro. Grazie. Potrei imporvi anche il riscatto dei passeggeri, ma non lo farò. C'è un solo uomo qui che devo scovare. Sono 15 anni che attendo questo momento. Qual è il valore del carico? 80.000 pezzi d'otto. Pagherò di tasca mia la parte che spetta ai miei uomini. Se mi scoprono mi fanno la pelle. Salvami, ti prego. Aiutami. Digli che sono caduto in mare durante la battaglia. Così se ti trovano impiccano anche me. È un gran rischio quello che mi chiedi. Che ci guadagno a salvarti? Ti pagherò bene. Sono ricco, nessuno lo sa. Ho tanti gioielli. Dove sono? Nel manico del mio pugnale. Ti darò 2 diamanti se mi salverai. Quanti ne hai in tutto? 8. No, 10. Ne voglio 5. Ma... E ho già un'idea. Lasciatemi! Cerchiamo un uomo. Perché vi siete nascosta lì? Non vogliamo niente da voi. Come, ma non siete dei corsari? Ma no, signora, no. Siete pregata di raggiungere la vostra cabina. Nessuno verrà a infortunarvi. Ah, la mia padrona! Ah! Torniamoci. Cercate dappertutto. Io torno a bordo della folgore. Fate le cose con calma. Non può fuggire, lo dovete trovare. Ma mi raccomando, non toccate i passeggeri. Non deve essere portato via nulla. Ecco, sono Juan Herrero, commerciante. Non ho bene con me, se volete... Dalle carte di bordo ci risulta che voi vi siete imbarcato a Maracaibo con un certo Van Eyck. Sarà salito a bordo con me, ma non conosco il suo nome. Dov'è il vostro compagno? Lo sapete? No, non lo so. È sparito prima della fine della battaglia. Oh, guarda. Sì, forse sarà finito in mare. Là. Orribile, Marchesa, ho lottato con tutte le mie forze. Oh, ma scalzoni, canaglie, ma sono fuggita, eh? Calmati, oh Isabella, il loro capo ha detto che non intendeva. Potreste bussare, credo. Non fate tanto chiazzo. Voi avete diritto di perquisire la nave, non quella di essere villano. E non gridare che mi dai fastidio. Sentila là, spiritosa. Mi piacciono le donne che mordono, ci si prova più gusto a domarle. Uscite subito di qui. Ehi, giù la cresta, io devo perquisire la nave. E la cabina di una bella donna è il posto ideale per nascondere un uomo. Via, uscite, ve lo giuro, non c'è nessuno. Va via da qui. Sì, sì. Non lo troverete mai qui, il capitano vi ha ordinato. Io me ne infischio del capitano, ora gli ordini li do io, avete capito? Lui cerca un traditore. Io ho dei gioielli. E voglio... trovarli su una bella donna. Capitano, l'abbiamo trovato. Lo portano qui. Finalmente. Ho mantenuto la promessa fatta a mio padre. Grazie, Aguirre. Lo giudicheranno gli anziani secondo le leggi della filibusteria. Andiamo. Degli anziani. Nostromo, tutta la gente in coperta, si riunisce il consiglio degli anziani, legatelo all'albero. Siete la porti a casa? Ti piace? Oh.
Con i miei corsari ti ho fatto vincere la battaglia e trovare quell'uomo. Ora vogliamo il bottino. Per noi il riscatto di quella donna vale più di tutto il carico. Non contare più su me e i miei uomini. Togliti di mezzo. Avrò quella donna. Di aver disturbato il vostro viaggio. Vi era facile evitarlo se volevate. Come, signorita? Restando a casa, se ne avete una. Quella è la mia casa e sarò felice se vorrete farmi una visita. Non mi capita spesso l'onore di ospitarvi una così bella donna. Via, toglietevi la maschera. Qual è il prezzo del mio riscatto? Oh, per voi non c'è prezzo. E poi non è per denaro che io corro i mari. E allora perché lo fate? Per distruggere, uccidere? Perché sia fatta giustizia, è una cosa ben diversa. Per questo mi volete prigioniera sulla vostra nave? Prigioniera? Avete creduto che... Non ridete! Vi domando scusa. Volevo solo essere gentile con voi, fare gli onori di casa e offrirvi un breve svago sulla Folgore. Ma se voi non volete, sarò felice di scortarvi alla vostra cabina. Se questa fosse la porta del mio castello in Italia e voi veniste da me come... Scusatemi. Forse sono io che dovrei chiedervi scusa. Ah, sì? Non lo so. È difficile giudicarvi. Forse sono stata ingiusta con voi, ma credevo... Cosa? Prima vedevo in voi solo il corsaro. Ma ora... Ora? Spero di rincontrarvi un giorno. E di ricambiare la vostra cortesia. Il mio nome è... Non lo dite. La più bella visione della mia vita non deve ricordarmi un nome. Mi piace che essa resti legata solo al fascino del vostro volto. Arrivederci, Conte di Roccabruna. Tutti a bordo, lasciate il galeone! Salutate i colori della Spagna! Degli anziani all'unanimità ti dichiara colpevole di tradimento e ti condanna a morte. No, no, vi scongiuro, non uccidetemi, sono un vecchio corsaro, sono dei vostri io. Adesso te ne ricordi, dovevi pensarci quando hai venduto il capitano. No, ma avrebbero torturato e ucciso. So tutto dagli spagnoli, conosco le loro rotte, vi farò arricchire. Col denaro non puoi pagare la vita del corsaro di Roccabruna e quella di sua figlia. No, sua figlia no, ascoltatemi. Sei anche vigliacco oltre che traditore. Cosa aspettiamo a impiccarlo? No, fatemi parlare, la ragazza è viva, sono io che l'ho salvata. Solo per questo mi dovreste risparmiare. Tu dici che mia sorella è viva? Sì, fui io a salvarle la vita. Avevo ordine d'ucciderla, ma non lo feci. Non datemi retta, capitano, è un traditore, uno sporco bugiardo! No, è la verità, la ragazza è viva! Dovete credermi, vi giuro che è viva! E dov'è adesso? Io so dov'è. Sono il solo a saperlo. Posso condurvici quando volete. Badate, Enrico, anche vostro padre era sceso a terra con lui per riavere la bambina. Fu lui che organizzò lo scambio degli ostaggi e voi sapete come andò a finire. Lo sappiamo! Diverso, sono in mano vostra. Prometto di ridarvi vostra sorella. Chiedo solo che mi abbandoniate in un'isola deserta, come si fa coi disertori, secondo la legge corsara. Per il suo bene spero che tu sia stato sincero. E così mi consegnerete ai vostri uomini se non ho detto la verità. Ed essi faranno di me tutto quello che vorranno. Salpate per Maracaibo e prometto che non ve ne pentirete. Pietà per un povero cieco. Vedete, è
ecco il convento ed ecco quel cieco, come vi ho detto io. Perché mentirvi? Mi gioco la vita. Prego, facciamo l'elemosina. Ci porta la fortuna. Mi ricordo benissimo, una bella bambina bruna. Vedete? 15 anni fa, a dicembre avete detto. Sì, fu data a voi, vi lamentate, sorella? No, 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 fu suor... come si chiamava? Non importa, sorella. Suor Angelica, ecco. Dove si trova ora? In paradiso, beata lei. Cosa? Avevo 87 anni, una santa creatura. Sorella, parlavamo della bambina. Oh, sì, è vero, scusate. Vado a chiamare la madre superiora. Lei sa tutto e vi dirà che l'altro giorno sono venuti due signori a cercare della povera orfanella. Due signori? E sapete chi erano? Ma io non lo so. Vado a chiamare la madre superiora, permettete. La cosa è molto strana. Questa storia comincia a piacermi poco. Signore, sia con voi. Buongiorno, madre. Suor Celestina mi ha detto. La ragazza che cercate si trova a Cartagena. Cartagena? Al servizio della Marchesa di Velasco. Sono molti anni. L'ho già detto giorni fa a quel signore. La bambina è stata battezzata qui. Che nome le avete dato? Ce la siamo cavata per un pelo. Sì, ma valeva la pena affrontare dei pericoli. Mia sorella è viva, ne sono certo. Devo ritrovarla. Non potete andare a Cartagena, vi ucciderebbero come hanno ucciso vostro padre. Non voglio che la figlia del conte di Roccabruna e di una principessa del Darien resti una qualunque. Cambiate nome alla nave e facciamo rotta su Cartagena. È un rischio grosso, capitano. In fondo è soltanto una sorellastra per voi. Non l'avete mai vista, non sapete nemmeno come si chiama ora. E come farete a riconoscerla? La riconoscerò, so che ha un tatuaggio marcato su una spalla. È il simbolo con cui gli indios consacrano i loro sovrani. Un serpente tra sette stelle. L'ho comprato all'ultimo momento, non ho avuto neanche il tempo di provarlo. Ah, molto, molto bello. Girati un po', fa vedere. Benissimo. No. C'è qualcosa che non va. Ah, ecco! Bisogna togliere i nastri. Oh, no, stanno così bene. Sarebbe un peccato toccarlo. Vi sarà a meraviglia, Donna Consuelo. A te piace così? Oh, sì. Non mi riconosco più. Ah, ti sa bene. Si direbbe che sia stato fatto apposta per te. Ah, sì, sembra un sogno. Un bel sogno. Che cosa fai? Oh, scusatemi. Credevo che la prova fosse finita. Vieni qui. Guardati bene, Luana. Soddisfatta? È tuo il regalo che ti ho portato. Mio? Sì, tuo. Davvero? Oh, quanto sono felice. Siete così buona con me. Grazie, Donna Consuelo. Oh, niente. Ora riprendiamo il lavoro, eh? Tieni, sono contenta che smettiate il lutto. Ne ho rimorso, in fondo. Ma non posso piangere un marito che non ho quasi conosciuto. Non sarei sincera. Oh, e che ne facciamo di questo? Lo rammendo o lo buttiamo? Fammi vedere. No, mettilo da parte. Lo conserverò per ricordo. Per ricordo di una così brutta avventura? Vorrei ricordarmi solo il fascino del vostro volto. Chi è? Si può entrare? Miguel! Riprenderemo dopo, Luana. Fratellino caro! Vengo a dirti addio. Mi dispiace tanto che tu parta. Ti ho visto così di rado. Ma sono felice della tua nomina. Scusa un momento, caro.
Un solo regalo si può fare al capitano della guardia del governatore. Una lama di Toledo! In guardia! Ah, è davvero la più bella spada del mondo. Sei la più cara delle torte. Miguel, mi spettini! Anche così spettinata sei bella. Se verrai a Panama, avrò molto da fare per difenderti dai tuoi ammiratori. Pensa piuttosto a filare diritto, tu. Specialmente col governatore. Sai che mio cognato è un uomo che ti tiene molto. È meglio non scherzarci. Sta tranquilla. Ho deciso di conquistarlo. Come una bella donna? No, ma a causa di una bella donna. La donna ideale, il grande amore. Chi è questa volta? E comunque, cos'ha a che vedere mio cognato con lei? Sua eccellenza il governatore ormai è il mio signore e padrone. Mi occorre il suo consenso. Miguel, non vorrei mica sposarti, eh? Se anche fosse, non ti piacerebbe vedermi mettere giudizio? Tu sposato? No. Consuelo, ti parlo sul serio. Perché sei contraria se non sai neanche chi è lei? Me l'immagino, ecco tutto. Questa volta ho trovato la donna ideale. Allora è la solita storia. Tu va a Panama e un giorno ne riparlerai. Se ancora ti lamenterai di lei, arrivederci, caro. Perché ti sei tolta quel vestito? Ti stava così bene. Non posso portare sempre quello. Perché? La marchesa resti sempre così? Ma io non sono una marchesa. Voi, Don Miguel. Credevi che io partissi senza salutarti? No, Miguel, no, ti prego. Pensi che non sia sincero? Oh, no, non è per questo. Ma la marchesa è così buona con me che mi sento un po' in colpa verso di lei. Non posso. Non puoi volermi bene, questo vuoi dire. Rispondimi. Io non sono nobile, Miguel. Non so chi fossero i miei genitori. Non posso entrare a far parte di una famiglia come la vostra. È stato solo un sogno, Miguel. Solo un bel sogno. Nessuno al mondo mi deciderà a lasciarti. Neppure mia sorella, ricordati. Le avete parlato? Sì, ma senza farle il tuo nome. Ah. Non me ne ha dato il modo. Vedete, lei non approverà mai. Ma no, non è contrario a te. È in me che non ha fiducia. Ma non ci pensare. L'importante è che ti amo, capisci? Tu diventerai mia moglie. Te lo giuro, Luana. Chiederò il permesso al governatore, al viceré, al re in persona se occorrerà. Ma ti giuro che non ti perderò. Ora credi in me? Eccellenza, so bene che non vi opporrete alla mia richiesta. Io amo quella donna più di qualsiasi altra cosa al mondo. Concedetemi dunque di farla mia sposa. Ma che diavolo stai dicendo, Miguel? Ah, niente, volevo solo... Avrei giurato che tu parlassi da solo o provavi una commedia. Il ruolo dell'amoroso, vero? Ah, è una parte che fa per te. Annunciami al governatore subito, devo parlargli. Ah, mi dispiace, in questo momento è molto occupato, riceve i notabili del Darien. Si sarà messe le scarpe per l'occasione. È naturale. Ma prima di entrare se le sono tolte in segno di rispetto. Nel nome del viceré posso assicurarvi che tra 15 giorni, nel 18° anniversario della sua nascita, la vostra principessa vi sarà consegnata.